Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo fatto l'unboxing di questo magnifico assetto che mi ha fornito Racetech. È un assetto della MTS. Adriano qua ha già cominciato, ha già montato le piastre, ha già montato tutto davanti, dietro, non si ferma più nessuno Adriano. Comunque oggi lo andremo a montare finalmente sulla nostra E36. Abbiamo montato le piastre sull'assetto e devo dire che ragazzi davvero c'ha un look che è fantastico, spettacolare, sia davanti che dietro, spettacolare, guardate che spettacolo. Abbiamo tolto il vecchio che a Adriano non gli piaceva, mamma mia, e ora mamma mia abbiamo messo questo qua nuovo, spettacolare, guardate le piastre qua, mamma mia. Cosa devo fare? Li puoi buttare in spazio. Chi monta quella roba lì? È finito. Io l'ho montato. Sì, infatti, è finito. Guardate che... E il bello deve ancora arrivare. Dietro il bello. Madonna santa. Adesso continuiamo a montare e vi faccio vedere dopo il lavoro finito. Comunque vi ricordo di andare sul sito della Racetech che loro hanno di tutto e di più. Seguiteli su Instagram, andate sul loro sito che hanno assetti, pompe benzina, body kit interni, sia racing che non, fanno un sacco di cose. Mi raccomando seguiteli così vedremo delle altre novità sia per me che per voi e seguiteli che hanno tutto. Davanti, come potete vedere, abbiamo montato tutto, monta tutto senza problemi, con facilità, sia da parte guidatore che lato passeggero, tutto montato. Quando poi abbiamo montato davanti e dietro, andremo a fare le nostre regolazioni dell'altezza. Qua, rosso fuoco, rosso Ferrari. Mi sono dimenticato di dirvi che su questo assetto è possibile montare anche le biellette, diciamo più lunghe, tipo M3, perché adesso noi siamo attaccati sotto, possiamo mettere la bielletta che da qua la tira fino là in fondo. Abbiamo tolto le molle posteriori, come ho già detto nell'unboxing nello scorso video, che se non hai visto vallo a vedere, sono completamente diverse da quelle che ci ha fornito MTS e Racetech, perché guardate, adesso vi faccio vedere, sono completamente diverse, cambia la forma, questa in due pezzi, c'ha l'helper, completamente diverso, non vedo l'ora di montarlo. Adriano qua, abbiamo montato, stiamo montando anche la parte posteriore, qua come dice l'istruzione c'è scritto di togliere il gommino superiore, noi l'abbiamo tolto, sotto rimane, così, e adesso smontiamo questa robaccia qua e mettiamo roba buona. Adriano, cosa stai facendo? Sta smontando gli ammortizzatori dietro, le molle le abbiamo messe, qua, giusto una regolazione uguale destra e sinistra, poi andiamo a regolarlo. Adriano, stai facendo fatica? No. Adriano qua sta guardando perché noi abbiamo fatto anche una modifica perché era corto, abbiamo tagliato sotto e l'abbiamo allungato perché praticamente quando tu monti l'ammortizzatore la ruota dietro deve avere un po' di escursione, invece con il Max Speeding la ruota rimaneva lì proprio di fianco al passaruota, noi avevamo fatto una modifica, avevamo tagliato qua, allungato e un po' l'ammortizzatore va più percorrenza, più, se no era così, più progressione, esatto. E cosa succede con questo qui? Più. Buttate via i telai, sì, della... Abbiamo montato, gli uniball rossi ci sono, siamo pronti per montare l'altro, guardate che bell'abbinamento, giallo e rosso. Comunque, quello che non vi ho detto in questo video, ma l'ho detto sempre nello scorso, che se non l'hai visto vallo a vedere dell'unboxing del video, dove lo spacchettiamo, MTS è in collaborazione con ABAC, le molle ABAC, praticamente sono le molle più belle del mondo, che penso anche Hollis dovrebbero usare, che se non sbaglio anche Hollis, le usano tutti, in VRC, DTM, tutti usano ABAC, e questo assetto monta le molle ABAC. Ok, siamo arrivati al punto di fare le ultime regolazioni. Adriano gli esce il fumo dalla testa perché se non è perfetta io vado fuori di testa, quindi alza, abbassa. Qua siamo messi così, dietro siamo messi così, spettacolo, ammortizzatore tutti montati, tutte e due. Adesso rimisuro con il metro, la riabbasso e poi dovremmo essere a posto.
Ok, come avete visto ho preso le misure per farlo più o meno uguale, poi più o meno deve essere uguale, poi ovviamente per la campanatura andrò a rifare una convergenza e adesso stringiamo tutte le viti delle ghiere, le stringiamo perché sennò si svitano, abbassiamo la macchina e vediamo che fitting ha. E poi in un altro video faremo il test drive che non vedo l'ora di provare. Adesso io esco e scappo. Ok ragazzi, penso che siamo arrivati alla conclusione. Dovremmo essere perfetti destra, sinistra, avanti e dietro. Quindi ora andiamo a dare una bella pulita a questi cerchi che sono davvero sporchi. Non è da me che sono così sporchi. Vi faccio vedere con cosa li lavo. Usciranno una bomba e poi abbassiamo la macchina e vediamo come sta. Questa è la situazione dei cerchi prima del lavaggio, avanti e dietro. Adesso preparo il prodotto, spruzzo e vi faccio vedere il risultato. Userò questo prodotto della Mafra linea Maniac Line col suo Nebula 2.0, quindi se dovete usarli dietro ci sono scritte tutte le istruzioni e quanto diluirlo. Io ora lo verserò dentro e andremo a utilizzarlo sul cerchio. Guardate quanto nero c'è solo dopo averlo spruzzato. Ci muniamo di pennello, pazienza, e spennelliamo, deve essere lindo, pulito, pulito. Ragazzi, questo è il risultato ottenuto solamente dopo la prima passata. Saranno passati 2 minuti, una spennellata veloce e sono come nuovi. Ok, l'abbiamo appena abbassata dal ponte. Com'è? Ti piace, Adriano? Adesso dovremo fare un giro sicuramente per far assestare gli ammortizzatori. Erano tirati fuori al massimo. Questo è il risultato. Davanti, dietro, come al solito, schiacciata a terra. Adesso facciamo un giretto, poi andiamo a fare la convergenza. Che dici, Adriano? Sì, io ti aspetto qua. Ciao. Ciao. Ah, oh. Oh. Ma posso fare uno spoiler? Sì, vai. Vado. Vai, vai. Allora, ragazzi, ho trovato dal magazzino un fondo di quando Ricky correva in macchina con l'M3 vera. E 36. Sapete cos'è questo? Cos'è? Il filtro dell'olio, olio. Originale BMW M3, che cosa cambia dal 325, 320, 328 e tutto, che ha già gli ingressi per fare il radiatore originale. Quindi te stai già dicendo che metteremo il radiatore dell'olio? Sì, e minchia, e mo poi dovremmo farlo subito senza fare modifiche aggiuntive, che oggi come oggi vendono i vari kit coperti. Come abbiamo fatto su questa, ho trovato questo fondo, è logico, non è facile trovarlo e sicuramente ho guardato su internet, trovarlo a dei costi esorbitanti, quindi sicuramente noi nuovi kit. Certo, costa meno, però meno. Noi ce l'abbiamo, noi così ce non l'abbiamo, compriamo il kit. Noi praticamente cosa facciamo? Partiremo di qua, mandate il ritorno. E sinceramente, vabbè, non dirlo tutto, dopo lo facciamo vedere quando lo facciamo. Sto cercando il radiatore originale M3. Ah, se no monterò aftermarket. Beh, quella è tua? Vale. Questa è mia. Bella, eh? Bravo. Questa è mia. Adesso tireremo fuori.